partiti! Ben ritrovati ragazzi! Oggi si giocherà Juve-Cremonese. Rivediamo la Juve. alle prese con la rincorsa sul Napoli. La Juve che ritorna dopo le feste. Speriamo che riprenda da dove si è fermata. E quando è che ci fai un commentino su questa nuova Juve? Quando? A buon tempo. Un anno e mezzo. No, commentino. Vabbè. Allora vediamo come va a finire. 30 minuti. Praticamente rischio il massacro. Considerando 30 minuti non poteva potrebbe veramente finire male, ma sì. Vediamo. Ragazzi, non posso potare. Non vorrei potare, d'altronde contro Juventus, ma... Lui potaiolo. Mamma mia, come farò? Vabbè, dai. Ordinati, arcigni. E vediamo cosa possiamo combinare. Insomma, niente, però... Ragazzi di Cremona, cercherò di fare il possibile, ok? Partiti! Via! Facciamo qualche giochino intanto che non c'è nessuno. Niente, stupidaggine subito. Era la prima cazzata. Vogliamo fare i furbi per scaldare un po' il cuore dei tifosi del Cremonese. Bene però, il Cremonese, sul pezzo. Al momento è ancora sul pezzo. Ma è passato un minuto. Per un minuto sono ancora 0-0. Buono! Bravo, bravo a cercare questi imbucate cremonesi. Buono, buono. Pressiamoli così che va bene. È l'unico modo, Però attenti al contropiede che è terribile. Attenti! Bravi! Oh, che bella Cremonese in questo avvio però, come mi piace. È bellissima! No, ma incredibile. È una bella palla quella lì. Poteva essere una palla magica. Un bello Retti però, fallo a boh! Gli ho tirato una scappa! Bravissima Cremonese! L'ho rinviato, guarda! Cremona! Ma basta! Cremona! Guarda! Figa rosso, ma stravissimi! Che sguardo cattivo! Che rabbio, cattivo! Che rabbioso! Che roba! Mamma mia! Cremonese prova da 35 metri! Guardatelo! Ci prova Loretti! Devo fare che troppo. Uno schifo. Sì. Beh, ragazzi, devo provare l'impossibile, è l'unico modo. Cioè, l'unico modo è tentare l'impossibile, scusa. Giochiamo in casa tua o com'è? A Cremona, a Cremona, beh, allora dai. Abbiamo qualche chance in più. Con l'ex Fagioli. Sì. Calma, Oh! Cane secchi! Cane secchi! Ti sei seccata la pelle, oh! Cane secchi. Ti sei seccata la pelle. Vediamo, ma che parata è, scusa, carne secchi. Mi sei addormentato. Ti ho chiesto di beccare gol. La colpa tua. Vai, lo becca il torpedo del Cremonese, dai. Tiro dietro, bravissimo. Dai, al momento giusto, si inserisce. Cremona. Bravi. Gestiamola così, belli. Ma no, proprio l'ultimo. Stavo per sognare. No, dai. Sì che ci siete sul pezzo, sì che ci siete! Dai, hanno un momento di sconforto. Per adesso stanno giocando così, così, questi juventini stanno giocando male per adesso, Quindi il Cremonese che sembra magica in questo momento. È bellissima! E va, che cosa vuoi? Ma chi sei? Ma cosa vuoi fare? Non sei nato a Rosario! La Cremonese ovunque pressati, ti pressa in ogni dove, fino a che sbagli, perché per adesso siamo ancora carichi, sì, si vede che siamo carichi. Si vede che siamo carichi. Non mi è piaciuto. Però questo recupero sì invece. E anche questo anticipo qua. È bella. Dai Cremonese che giochi bene. Questa è una stupidaggine. Ci sta. Ci sta l'errore. Anche la Juve può sbagliare. Dai che possono fare un errore anche loro.
dovete crederci. Bravissimi! Guarda che bravo! Commoventi! Che belli che siete! Frenata bellissima! Inserimento! Carichi! Ma va che cosa è dietro! Bello! Incredibile! Non gli dice un cazzo l'arbitro! È incredibile! Ma ancora Cremona! Ma che roba è? È incredibile gli anticipi che fanno! Incredibile, bravissimi! La barca... ah! La barca che roba, che pressing è! La barca Cremona, veramente incredibile! Ci state gasando, ragazzi! Però attenti ai contropiedi che sono terribili questi qua! Mamma mia, aiuto, ho paura! Bravissimo! Cane secchio! Attento, cane secchi! Vabbè, ragazzi, i contropiedi sono pericolosissimi! La gente che va, ragazzi, dai, 12 minuti. No! Bravissimo! No, dai! Ma bellissimo! Locca, locca, locca! Tagli, tagli, tagli! C'è di bocca! Figa che roba! No, non è giusto, però non è giusto! No, non è giusto? No! Poverini, no, non se lo meritano! Dai, ma non se lo meritano! Ma cosa hai fatto fino adesso? Guarda che culo che ha avuto, si è trovato la palla in aria, guarda che roba che succede, guardati, guarda, guarda. L'ho stoppato. Sì, vabbè, non c'era nessuno. Si è trovato in bocca, in area di rigore, più culo di così. E uno. No, è uno un cazzo, figa, povera. Adesso c'è un possesso 70, dai, una sfiga incredibile. Ma non si vincono le partite col possesso. Sì, lo so, però è stata sfigatissima la Cremonese. Ha fatto tutto la Cremonese, tutti l'hanno visto fino adesso. Purtroppo adesso è dura, però. Perché adesso il morale non ce l'abbiamo più, dobbiamo riconquistarlo. Perché ce lo meritiamo. Il discorso di Lucarelli, eh. Non ho fatto il discorso. Oggi! Mi dovete portare in Serie B! Abbiamo sputato merda tutto l'anno! Ancora! Ma che incredibile! Cos'è? Sì, ma è cagata, eh. Penalty kick? No, bianco e nero, non più forte. Penalty kick? Che penalty kick? Cosa c'è? Eh sì. Non direi mica davvero. Calcione. Cos'è? La faccia beffarda? Cos'è? Non posso capire. Non c'era nulla. Vabbè. Nulla c'era. Non si sa perché hanno fermato il gioco, rompono i coglioni, non si sa. Ma basta! Ti sono messo a fare dei falli adesso. Ma cos'è quella roba lì? Un lob di Moise Ken. E mi mangio un tarallo. No, ma figa, no. Ma figa, non è possibile, eh. Ragazzi, è finito il morale. È finito il morale, mi è finito il morale, guarda che roba. Quello che fa davanti non monta. Lui l'ha fatto uscire la disperata ormai. E sono due. Sì, non è giusto, dai, però ragazzi, qua. 16. No, non è giusto. Ragazzi, dai, oh, facciamo il silenzio stampa e cerchiamo di ragionare con un bel tutto precisissimo. Ottimo. Ma che roba! Ma nel triplo! Non si può intervenire, è vietato. Ah, prendi e meno questo, ce la fai. Ma di petto! Vabbè, figa, ma vabbè, capitana. Cosa c'è? Offside. No, incredibile, è incredibile, offside qua. No, è veramente incredibile, c'è un culo in fuorigioco. Il culo è il fuorigioco. Figa, incredibile, che bello. Le bœuf. Ok, la cosa lui. Una fucilata! Oh, sì, ma dai, ma cosa vuoi fare? Vabbè che sa gramo, ma non così tanto. Basta, eh! Vai via! Cioè devo prendere 60 volte per riuscire a fare qualcosa! No, è incredibile!
Guarda che roba! Noi cavolo siamo i triangoli in aria noi! Siamo la Cremonese! Infatti siete sotto 2-2. Sì, vabbè, perché noi vogliamo vedere il bel gioco, non i contropiedi. Vabbè, giusto. Certo, stai vedendo il bel gioco. L'abbiamo visto finché eravamo 0-0, l'abbiamo visto. Dopodiché è successo un fattaccio terribile che ci ha depresso. Sì, il morale è tutto per questa squadra qua. Piccole squadre, così, Se finisce il morale sotto i tacchi, dopo è finito. Non puoi pensare di vedere giocare con il primo. Eravamo solo noi, eravamo prima. Dopodiché ci sono stati tutti gli schemi. Ma solo noi cosa vuol dire che mi hai fatto un tiro in palo? Ma cosa dici? Ma dai, vi stavamo schiacciando nella vostra area. Vabbè, solo noi cosa vuol dire? Vuol dire che stavamo schiacciando. Non mi chiedo gol, però il gol arriva dopo, però. Il gol non so se arriva. No, arrivava, ma adesso è duro, sul 2-0 è duro farlo arrivare, non è che è così facile. Cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di non beccare dei falli terribili. Questo è un contropiede incredibile. E questa è la bellissima gol della Cremonese! È bellissimo, non c'è nessun fuorigioco! Li abbiamo illusi come dei tupolini! Fagioli, ma quello incredibile! Fagioli si vendica! Contro la sua squadra! Guardate qua, guarda che numero! Ed è solo tutta la difesa si è alzata! Incredibile, la Fredessa da fuori area! Un lock bellissimo! Per poco, facciamo! Benissimo! E la Cremonese va a ridare una speranza a questa partita. Beh, una speranza va. Beh, certo, è molto difficile che si concretizzi, però guardate il morale cosa vuol dire. È una roba incredibile il morale cosa vuol dire. Ma che roba, momenti ci veniva un gol. Ci veniva un gol momenti. Avete visto tutti che ci sta venendo. Ah, che bello il morale cosa vuol dire. Ragazzi, che bello. Che bella partita che si infiamma. Fallo, eh. Vabbè, ma figa in area mi tocca, lui se ne batte il cazzo, mi fa dei falli terribili e cerca dei contropiedi orrendi, che è una vergogna pensare di fare contropiedi alla Cremonese. E qua veli, filtranti alla Pirlo, numeri della Cremonese, falli anche contro la Cremonese, imbucate della Cremonese. Dai! Ma che se la prendevo davanti alla porta, è incredibile quanto ha rischiato. È incredibile, veramente. Siete belli comunque, siete belli veramente. Guarda come giocano, per se stesso si cerca di lanciare da solo, cerca l'impossibile. No, no, è terribile. Eh no, però. Dai, però. Rischia. È un passo Loretti. Fallo! Figa! Svegli, arbitro! Guarda qua che lock che fa! Spettacolo Cremona! Cremona in contropiede! Stop neve, Rosario! No, no, figa, l'ho detto, non devo dirlo! Paragonare Messi a un giocatore della Cremonese, francamente è troppo! No, no, queste imbucate! La massa! La massa! Sì, è giallo però. No, c'è niente, il primo fallo deve perdonare. Mi perdoni? Stasera ti offro una pizza a lui e una a te. No. Perdonato! Ed è un tocchettino. Mbappé hai detto? Mbappé. Pagamento. So che fanno netto. Bene. Arbitro esiste. Ah, boh. Fallo. Non si entra così mentre non cerca di prendere la palla. Non si entra così, Delo. Non puoi entrare con le gambe in quella maniera lì. Ma che roba, figa. Ah, animali. Ma è roba vergognosa. Ma non puoi, dai, è troppo aggressivo. Troppo aggressivo. Anche, c'è un limite tutto, anche Loretti si finirebbe fermato. Di non romperti la gamba. Oh, un bel lob, ci sta, preciso. Sì, preciso. Bravo però. L'ho visto,
tutto visto! Niente. Ci siamo con le palle, ci siamo con le palle! Sì che ce li abbiamo, dai! Ce li abbiamo, ce li abbiamo! Mamma mia, che rischi! Contro questo Cremona. Bravi, bravi! State inorgogliendo una città! Ma insomma, non vedo questo grande orgoglio! Ma gioca benissimo, giocano! Ora che sono tornati in situazione abbastanza... Ma andare alla fine, secondo me, quando erano 5 gol. E vabbè, fanno il possibile! Cioè, sono la Cremonese, non è che possono fare miracoli. Fanno quello che possono. Però il cuore ce lo sta mettendo. Vabbè, allora dimmelo che c'è il culo. Ah! Ma che roba, tira dritto, che schifo! Che schifo, stava tirando dritto! Mamma mia. Dai, Giochini no, Una cosa che non serve a nulla. Lo so. La porta! Ti becchi un po' giallo, per favore. Qua sì, qua ci sta. Roba deficiente. E vabbè, il quadrato andava via qua. Qua se mai andava via il quadrato, entrava in area, diventava pericoloso l'altro. Qua, tranquillo, su. Subito sorpresa. Dai che aspissi. Bravissimo, andiamo in contropiede insieme, amici, amici miei, dai. No, quello è uno schifo vero, veramente. Oh, questo è culo, e questo anche. È bellissima l'imbucata, ma guarda che roba! Fallo, così fai, fa dei fatti. Sei serio? Ma come fallo? Serio, sì, ma figa, me può darlo. Ma come fallo? Stavo stoppando e tu mi tiri giù. Dopo l'hai toccata, ma con la gamba di richiamo, mi hai toccato l'unghia. Non mi hai fatto niente, vai tranquillo, mi hai visto. Mi hai staccato l'unghia con la gamba di richiamo. Ora ci provo da qua. Vabbè, se viene. Però si può. Non è vero. Sono stati piedi. Vabbè, ho esagerato, ragazzi, forse qua era un po' eccessivo, c'è troppo campo. Non è che c'ho Pirlo, Maradona. Dai là, corri! Dai che ce la fai! Bravo! No, beh, allora hai dormito. Cosa c'è? Ah, boh! Non c'è niente, fa quel gioco terribile. Infatti. Il momento che stavate volendo il rigore subito. Su, vaga! C'è venuto addosso a noi la palla! Incredibile! Sono la palla in faccia! Incredibile! Una spassata terrificante! Lo spazio più grosso del mondo fatto! Ai! Torna! No, dice di no! A deciglio! Dice di no! Cos'è l'aggiramento? Stardi! Ride! Figa. La panita! Ma basta che toccano la palla! La panita! Figa, dai, basta che tirano! Hai visto la panita? No, ho visto che basta che tirano fa un gol! Hai visto la panita? Tarallo! È tarallo, figa! Ma di gol un tarallo! Io so solo che figa, giocavano la palla perché era un po' del nostro recupero, ma poi tirano! La panita! Che roba! Ma che roba come la passano! Anche questo! Guarda cosa fa, lo mette sul primo l'incrocio. La panita! È quadrato, non è Maradona, Ma sei ramo quadrato. Vabbè, di solito lo è, adesso... E come lo è? Che cazzo dici? Adesso invece lo adorate. Perché mi hai detto che è ramo quadrato? Sì. Dai però, credeteci ancora. Bravi. Va che pugni! Mamma, ma figo, esisti? Non esiste. Abito non esiste, abbiamo capito. Ah, che bravi a ripartire così, ma che bravi, che sfiga. Che sfiga ci avete però, ditelo allora. Dove vai? Ma che dove vai? Ma arrivo che la mia secca.
Dai, ridi lì. Dai, va bene, siete dei bravi ragazzi, che non meriterete di essere sotto così. Ma quello come degli animali. Se manco fossero Loretti. Velo per se stesso. Ma svegliatevi! Ma butta la una mina terribile da pala come se fosse niente! Incredibile. È bella, eh! È bellissima! Dai che ci arrivo! Voilà! Voilà! E va che fallo! Un giallino! Un giallino qui! Ma che non ci sta niente! Ma non era neanche niente! Ah no, non era niente, no! L'ho dribblato secco, stava entrando in aria! Ma che roba! Raga, controllo bellissimo! Lo dribbla! Viene steso! Ci rimane una. Ci è rimasta una spalla in campo! Che roba, che schifo. Dai che TCP! Ma cosa fai, stupido? Un sasso! Ma non va in gol, che non siamo quadrato noi! Però se abbiamo il cuore! Meno male che bel cuore che abbiamo! Che bel cuore! Che bravi ragazzi, controllo, che controllo, che numeri! Ma che Maradona che diventano! Si trasformano in Maradona! Incredibile, che bravi ragazzi! Sono dei bravi ragazzi che si guardano, ragazzi di Cremona, bravi ragazzi. Bravi. Sì, però, ma mi stava tartassando come che è una roba terribile, eh. Non so se hai visto come mi stava trattando, eh. Voglio tutelare non solo i campioni, anche quelli della Cremonese, di tutelare. Cioè, esistono solo i campionazzi? Che bel dribbling! Oh, che bravo! E rigore! Qui l'ho dribblato secco marcio! Mi sono trasformato in insigne qua e stavo dribblando tutti. Cioè, non t'ha neanche ammonito, eh. Non t'ha neanche ammonito. Ma non sono falli? No, no, infatti no. Se non lo munisce, guarda! Rientro sulla sinistra, guarda, è finita la di là! Ma no, ciao! Mi toccate il piede! La spalla contro su. Vogliamo la rete qua, non ne frega niente, vogliamo la rete. Rete I! Ma giusto, dai, perché non l'ho messa l'angolata, però non era angolata la parata. Se era l'angolino col cazzo che la puoi negare, l'altezza era perfetta. Sfiga incredibile, dai ragazzi, ci siamo ancora con le palle però. Spisa? Sì, vabbè, ma lui dai! Schifo, spizzato! No, sei un bastardo! Stiamo andando avanti io però, eh! Figa, in controtempo! Sì, siamo ancora vivi comunque. Abbiamo avuto la nostra occasione, guarda il possesso. Possesso che dà ragione alla Cremonese. Tiri no, vabbè, tiri. Sei Juventus, sei Juventus. E noi il possesso non ce ne facciamo niente. Vabbè, noi sì. Guardi che non ce ne facciamo niente. Vabbè, davanti al nostro pubblico, avere il possesso. Contro la Juve, scusa, cosa vuoi? Poi si parla tra uno, che se ne frega. Vabbè. Ai microfoni dopo diciamo che sono... Vabbè, ma cosa pretendi? Cioè, non è che siamo il Milan, l'Inter, no? Cerchiamo di fare il possibile, di fare un bel gioco. Magari portiamo a casa un 3-2, uh-huh. Tutti i dignitosi, scusa, che vuoi fare? Non è che puoi vincere con la Juve tutti i giorni. 3-2 mi sembra molto fiducioso che lo faccio neanche un gol in un tempo. Vabbè, sono fiducioso. Anche perché ho fatto il primo dopo praticamente un minuto. Ascolta! Ken Moise! Secondo te questo giocatore qua tira così nella realtà? Ma dove Moise li fa? È un nazionale italiano. Sì, ma ha tirato il volo. Un po'? E non so anche da dove, forse anche da fuori area? Certo, no, forse da fuori area. Beh, sai, normale che Kim tira il Bob. Volo. Sì, certo, tira il volo da fuori area e fa gol questo qua. Moise. Mai Bob. Visto in tutta la stagione fa il gol da fuori area a Kim. No, 4. Mai visto. Ha fatto un pallonetto con la Lazio. Vabbè, ragazzi, se succedono queste cose, purtroppo non possiamo mica farci niente. Noi cerchiamo di fare la nostra onesta partita. Ma alla fine avete il possesso. Noi avevamo il possesso. E ce lo facciamo bastare. Esatto. Non è che pretendiamo... Che possesso io i gol? Guarda qua che bella... Ma che bell'angelo, che momenti figa... momenti ce la faccio a rubare la palla. Momenti, non ce l'ho fatta. Ma... Niente, il porta. Però guarda che brava Cremonese però! Figa che cerca di fare impossibile e ce la fa, stavolta. È incredibile!
ma incredibile, la butta via, incazzato nero. Hai visto che merda che mi hai fatto? Mi hai podato lì nell'area, eh? Quello è un podo, scusa. Ma prendere quella palla qua. Quello è un podo. Guarda, guarda, te ne avevo fischiata quella volta. Quello è un anticipo bellissimo. Vai letto. Giusto che non hai fatto gol. Sì, bravo, che lì. Poi voi sei. Cos'è, un zombie sto qua? Oh, vai. Che gol, devo fare il secondo gol, devo fare lì. Ci stava benissimo. Era giustissimo, ma non è venuto quel porto. La beffa. Non facciamo il gol neanche quando lo meritiamo, pensa te. E che lanci che potevo fare? Incredibile. Niente. Ma va che roba, sono stato sopra. Rischietti le orecchie. No. E sono vabbè, 5! Che vaccate fate! E sono 5! Moise, Ken! In difesa fate delle vaccate atomiche però, eh! Dai! Mamma mia! Ma che roba! Questo qua che lezione! È... lezione! Eccoci fai! Ci provi, ma voglio vederti te! Ma meglio che vada 5 a 1! Sì, quello sicuramente sì! Salvo. Non sono cosciente! Cerco di vincolarmi da questi mostri. Questo è un gran numero! No, vabbè! Wojciech! Tutti avete visto che numeri che fa la Cremonese nell'area di rigore e non segna. Meriterebbe pareggio. Cos'è? No, meriterebbe così. Cos'è? Niente. Avevo fatto fallo io. Ma cosa fai schiacciare adesso? Cosa ma... si stai inventando? Che divenia il riguo! Punizione. Hai visto? Che te l'ha fischiato prima, ma no. Rete I. Sì, però questo le para tutte. Se non le metti in costa le para tutte. C'è poco da fare, qua. C'è poco da fare, c'è Kenshiro in porta. Kenshiro. Prende tutto. E comunque figa lì, ho fatto l'ennesimo numero in area, figa, non è valido, cioè sfigatissimo, c'è mica quadrato noi, eh. Che tirano da fuori con Kin! Noi da un passo non fanno gol, da un passo da dentro l'area, avete visto tutti? Che l'ho messo davanti al portiere e non mi ha segnato. È incredibile. Volevo fare R2 e niente, qua è imbucata. Creata. Però sono uscito bene. Siamo usciti bene, ragazzi. No, cos'è quello schifo lì, ma no! Ma siamo depressi, siamo depressi! No, niente. Guardateli, non gioca bene davanti al loro pubblico. Ma che dobbiamo fare? 1 e 5. 1 e 5. Non mi dati te, 1 e 5. Vai giù. Cioè, vai giù. Tacco per ripartire, bellissimo. Che vale il biglietto della Cremonese ancora. E vado col cuore. Con il cuore. Con il cuore di Cremonese. Niente, spiegami. Qua partono solo come dei missili in contropiede, cercano dei triangoli. E guarda come podano! Che schifo! Ragazzi, noi non siamo in tempo a prenderla che ce l'hanno già rubato. Siamo al possibile, ragazzi. Dai, guarda. Ma dai, vai via! E vattene da lui! Niente. Conquistala per noi, ale, forza Cremonese. Bello, bel contropiede di Cremona qua. Ma guarda che roba! Cioè, noi anche se abbiamo culo, siamo provinciali, dobbiamo buttarla fuori. Non abbiamo noi chi. Ma te volevi fare con quella merda qua? Almeno facevo 5-2. Oh. Cioè, scusa, ma che roba? Che schifo. Sì, vabbè, ma questo cosa fa? Bravo. Sono grandi, questo cosa fa? Se sono grandi non è colpa mia, se c'è Kinder Forera che fa gol, questo qua non fa gol neanche da dentro. Incredibile. Come fai a sbagliare quel gol lì, dai? Culo nota, capitata lì, devi tramutare in gol, scusa. Ma va con niente, mi monta.
mi monta mentre cerco di dare il triangolo, dimmi te se è giusto. Vai giù, certo, no, fischia solo te. Oh, dai, là, una piccolissima ostruzione, cioè non si può fare un'ostruzione. Io ho detto che non potete essere toccati. Alla fine giocano anche bene, non vuoi ragazzi comunque. Ma che conto? Ma, cioè, faccio la cosa più difficile e poi dopo la perdiamo così. Non lo spiego. Secchi. E quale miracolo! Ordinaria amministrazione, porca secchi! Che bella finta! Forse non hai fatto niente! È la finta quella, non vedi che mi sono fermato! Che bravo ragazzo! Opla. Niente! Non è rispetto questo per il popolo cremonese! Questa è una votazione bellissima, non ti do la fascia, non so che devo fare, sotto ordinare! Poi ho fatto una vaccata, non so. Devo rispetto per quel colore. Non ce l'ho rispetto, te lo giuro di tutto. Ah, di tutto si può uno? Eh sì. Che si fa quello che si può. No, ho capito. Ho capito. Scusa, non l'ho capito. Non vedi che stiamo attaccando, stiamo cercando di fare il possibile, poi dopo mi chiamano dei contropiedi terribili. Infatti. Potete giocare solo i contropiedi. Guarda che sfortuna abbiamo però. Cioè, passeggiamo in aria! Vabbè. Non è, ragazzi, purtroppo esserci con uno non è facile. Non è facile mantenere la concentrazione. Niente, non ne va bene una! Non ne va bene una, neanche un colpo di testa, niente, non se ne si fa. Prima cosa con un misile. E fa che l'ha presa ancora lui, è incredibile. Anche subito fallo. No, parità. Eravamo in due, eh. Si è difeso coi capelli, questo qua. Ma se me la chiami vai però almeno. Ti vergogni? Te sei bravo però. No, avevo fatto un controllo bellissimo, una sfiga, ci ha visto. Ci ha visto bene, va. Che lancio hai fatto? Ma sei magico comunque, hai fatto un lancio bellissimo. Complimenti a te. Ne vinco mezzo magari. Niente. Niente! Non si riesce a vincere uno! Incredibile! A me sono troppo forte fisicamente, dai, non è possibile. Ma la mia la perdo sempre. C'è l'uomo addosso, non so quello che fa qua. Che ti è? L'applauso. Sì, ma male. Ma sono tuoi. Eh no, fa te. Io faccio finta che siano miei. Non si sa come fare. Oh, vai via! Niente! No! Devi vincere di tutti! Via! E va che incredibile, si rilascia come un caterpillar! E va che incredibile! Veramente, bravi comunque, te ne hai 5-1, eh! Non sono male. Ci abbiamo preso le misure. Eh sì. Peccato averla presa dopo le misure.
comunque bravi, e ti ha dato un po' di soddisfazione. Ti tira via, che ti distrugge, e non, e niente, non ce ne va bene uno, neanche quella, cioè. Niente. Possiamo vincere noi a uno in palio? Niente. Non c'è niente da fare, non se ne dice mezzo. No, dice di no! Che hanno i secchi. Per fuori area basta beccare i gol. Se non sei Kim, non sei. Lo smanaccia sempre, anche se ce l'ha in bocca, deve smanacciare. Niente, niente, non dice mai. Sì, ma aiutate, accompagnate un po'. Niente. Con le mani. Bravissimo. Non si può fare niente. E sì! Ma cosa fai? Fallo sul portiere. Ma fai scherzo, fallo sul portiere quella roba qua? Una vaccata! Una vaccata! No, fallo su quello. Ah, ecco, ecco, quello va bene, sul portiere no. Sul portiere non c'era niente. Una vaccata del portiere terrificante. Mamma mia. E là, ma niente, oh. Se riesci a bruciare, ma niente, oh! Hanno una fisico incredibile, oh! Niente, più veloce. Di persona che lo desse, lì davanti, non hai fatto niente, e lo metti la tuta dentro. Non so come abbia fatto sbagliare, ma ho sbagliato. La spassa è pubblico ammutolito, ma molti sono andati a casa anche secondo me, che spettacolo che gli ho fatto, il spettacolo indietro, certo, che tu ti saltavi e qua con un soffio che la gente porta ancora, lo so, corre. No, non è rispetto, no, per il secondo, veramente. No, veramente. E vabbè, ma siamo depressi sul 5-1, che vuoi fare? Dei primi, no? Ma qua che filtrante, poi in avanti, con tutta la potenza. Peccato che da solo come un cane. Prova il numero! Eh sì! Almeno la dico. Ma c'è gente, non si sta divertendo, eh? No? E no, te basta! Neanche vedere questa cosa! Oh! Non ne fai un cazzo, sto per il 5-1. Cosa ne fai del numero del solista? Vabbè, dai. Due devono accontentarsi. Questo come vaccata non è male questo. Intanto che adesso... Vacca non riesci a podarlo, non riesci! Vai, incredibile. Vabbè, dai. Sono sei. Scusa, hai notato l'accelerazione che ho in vantaggio di 3 metri? Sono sei! Ma mi sorpassa! Dai, stavo difendendo. Guarda, ma guarda bene. Non so, guarda. Guarda lì, scusa, che cosa? Accelera, non riesci più a vederlo! Sei andato di là? Si può andare andato, proprio 10 metri in un secondo. Fichi secchi, non carne secchi. No, no. 1-6. Non c'è rispetto. Ma non è rispetto per la squadra, per la tifoseria. Non mi dispiace, non so cosa faccio, insomma. Ma proprio non è proprio questo. Ma sono troppo grammi, figa, lì ho fatto un 4 d'oro bellissimo, dopo ho beccato il primo gol, sono depressi. Che ci devo fare io? Questi qua, finché c'è il morale, giochi, dopodiché non ce la fai più. Se finisce il morale con queste squadre, che si fa? No, non funziona così. Ragazzi, dopo questa partita verrà ripetuta. Perché? Io tenendo la Cremonese e la Juve. Ah, ce la fai? Perché dopo basta piangere, Io di lacrime, uno si deve prendere la sua responsabilità. Io me le prendo. Infatti perdi anche te, se tieni il Cremonese contro la Juve, invece per te. Prendo le responsabilità. Ma che ho mani netto, non mi fischi neanche quello. Guarda, ci farà fare di tutto, ma non c'è una fortuna che ci va, che ci sorride. Niente, però che roba! E devo mettere
comincia a palare. Porca Monese. Sì. Umiliato lo stesso allenatore. Non si riesce a tirarli giù. Non si riesce. Vabbè, mi sono permesso con luce di dribblare a finale. Dai ragazzi, facciamo un gollino. Gollini! È finito tutto là? No. Vacca, basta! Figlio lob, devo fare di tutto per uscire. Niente, anche triangolo e volo non funzionano, niente. Funziona niente, sono dei gran lanci e sfruttare l'accelerazione. Cosa qua? È talmente veloce che vai a finire fuori gioco. Vedi, arrivi talmente. Perché sei velocissimo, no? Riesci ad arrivare fuori gioco anche se parti da dietro. Incredibile. Va che non ci arriva mica, eh! Incredibile! Lo porta! Guarda, brutto spot per il calcio! Questo è un brutto spot! Che figura, anche in 10, non merita questo Cremona! Guarda che roba! Merita questo Cremona? Non lo so. Ah, stai in 10, Cioffani se ne va. Non c'è più nessuno. Ma che credi, non si riesce a fare niente. Non si può fare. Guarda, non riesce neanche a prendere il podone. E vabbè, ma 7! Ci aveva anche la sfiga, si vedeva. 1 a 7. Che rabbio! Ce l'ho io la rabbia. Scusa, siamo puniti anche dalla sfiga con questi... Non ho detto no. Ma dopo cioè, non ce la fai col morale, però becchi anche l'autogol è clamoroso. Cioè clamoroso perché molti gli autogol. Si fa tutto male, tira da fuori area, autogol. Vabbè, ma figa non si riesce, no, non si riesce, ti ammassano. E niente, troppo lento. Troppo lento, ragazzi, questa squadra del Cremonese. Incredibile quanto è lenta questa squadra. Niente. Ciao, compagno di umiltà. Dovevi finire la 3-2, eh? Primi 15 minuti comunque a 0-0. Ah, sì. No, veramente il 16esimo è già 0-2, mi pare. Ma comunque è il morale che ci ha ucciso. Ah, sì. Dura molto. Dio, non si arriva che roba, non fai in tempo poi dalla palla che ti ha già superato. Rivedere se ti dite la Cremonese cosa fai, caro mio Dio. E la Cremonese davanti alla porta, inizio. E segna la Cremonese 7-2 in 10. Orgoglio Cremona sul primo palo con Quedessa. Guardate l'imbucata Cremonese qua. Facile facile, c'è nessuno e decide di fare la cosa più difficile, cioè trovare il primo palo. Non se l'aspetta il portiere, perché recupero Cremonese. Guarda che Melina e Juventus, quello sì che è una vergogna per i tifosi della Juve, vedere la Juve che Melina sul 7-2 per la paura di beccare gol. Ma vaga che numero! Non c'è nessuno, ma siamo indietro.
Bravo, bella figura, Quadrado. Corri come un ghepardo. Ah, ma io ho due di Rossi. Cioè io sono arrivato in 9. Wow. Da quant'è che sto giocando in 9? Non lo sai, te lo devo giocare. Ma ti rendi conto che sto giocando e non lo sapevo. Stavo giocando già in inferiorità, ecco perché. Ecco perché! Non ho scoperto che stavo già giocando in inferiorità. Questo è il problema di questa. Peccato tu non l'abbia scoperto, perché era tutto da scoprire. Se lo scopravo, potevo difendermi. Non sapevo di essere in inferiorità. Stai giocando un gioco che non sai neanche da qui indietro. Non so come sia successa questa cosa qua. Ci credo che sto perdendo 7-2. Allora non è così grave la Cremonese, il problema è che giocavo in inferiorità. E non lo sapevo e non ho messo a posto, magari mi mancava centrale. Adesso voglio vedere poi dopo chi è che mancava, per dare un po' di scusanti a questa squadra che se le merita. Ma cavolo, che cuore, che doppio dribbling che ha fatto. Ah, che bello. Non va più veloce. Con un calcio d'angolo. Qua se non c'era questa cosa, secondo me non finiva così. No. Questa è una cosa sospetta. Assolutamente. C'è del marcio. C'è del marcio, sì, perché non si sa, ma è successa una cosa che non doveva succedere. Noi dovevamo sapere di essere in inferiorità, non lo sapevamo. Non abbiamo preso le contromisure, quindi ci sta, ci sta. Qualche roba non si prende. Che roba! È arrivato prima! Tutti avete visto! E guarda che roba! Va il triplo degli altri! E gli torna sempre lì la palla! Ma ci abbiamo un grande portiere! Niente, si poneva propriamente con un fisico atroce, poi era come li bastavo. Ah, ma che bravo! Niente. Vacca! Niente, comunque resto con questo rammarico di non aver scoperto che magari mi mancava un centrale, adesso dobbiamo vedere chi mancava. Perché secondo me è tutto qua, la partita. Purtroppo è una partita falsatissima. Adesso. Io sono convinto che avrei fatto un'altra partita. Mi dispiace ragazzi, ho sbagliato io come allenatore a non vedere che mi mancava un uomo. E contro la Juve queste cose non te le puoi permettere. Adesso andiamo a vedere. Adesso voglio vedere, però. 30 tiri, 20 la roba. Io penso che non ci sia niente da commentare. Quello della Cremonese ha fatto 8 tiri in porta contro la Juve. Penso che non ci sia da commentare. Il possesso della Cremonese. In nove ha fatto possesso. Incredibile. Baez ha preso 6 e mezzo, perdendo 7-2. Adesso fai vedere. Ah no, devi vedere. Ecco qua. Andiamo a vedere. Quando è successo il fattaccio? Cioffani, ok. Fiordalise dove gioca? Boh. Cioffani in attaccante. Sì, però avevo l'86esimo, Cioffani l'83esimo. No, allora lo sapevo. Niente, vabbè, allora non ci sono scusanti. Però sì, potevamo fare di meglio, ho avuto che sfiga. Anche sfiga. Lo so, non ti posso sempre i gol. Lo so. Vabbè. Comunque il possesso l'abbiamo fatto noi, nonostante tutto. Mm-hmm. E 8 tiri in porta contro la Juve, non sono male. 2 gol. Poi sono proprio orgogliosa, stai qua parlando. Va bene, vi saluto con questa umiliazione cremonese. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti, ciao.